Sono Margherita Lambertini e Elisa Burzacchi, medico e infermiera del pronto soccorso, le prime due dipendenti dell'azienda ospedaliera Marche Nord che ieri, nella giornata del Vaccine Day nazionale, hanno ricevuto la prima dose del vaccino BioNTech Pfizer anti-Covid-19. Un gesto volontario quello delle due operatrici sanitarie, che sperano possa avere richiamo tra la popolazione ancora dubbiosa. La mia scelta è stata una scelta volontaria, ovviamente, e sono molto contenta di aver preso parte a questo evento. È una cosa per me molto importante, ci credo molto e quindi ho accettato volentieri poi la proposta. È stato un invito che io ho accettato molto volentieri, molto volentieri. Dubbi non ce ne possono essere, è la nostra occasione, è quella che abbiamo in questo momento e dobbiamo sfruttarla. Com'è andata la vaccinazione, proprio l'atto pratico in sé? Fisicamente assolutamente, una puntura come un'altra, come il vaccino antinfluenzale che abbiamo già fatto, senza niente di diverso. Che mesi sono stati quelli della battaglia contro il Covid da parte di una persona impegnata proprio nei reparti dell'ospedale? È stata dura per tutti, è stata dura per chi ha lavorato, per chi c'era, per chi soffriva, per chi era a casa. Anche adesso non è una situazione semplice, perché c'è anche la stanchezza a questo punto. Questa era la prima dose, ci sarà poi un richiamo? Ci sarà un richiamo a distanza di 21 giorni e poi l'immunità dovrebbe cominciare circa 2 settimane dopo la seconda dose. È sicuramente il primo passo, ma come sappiamo le grandi cose hanno sempre un inizio, come tutte le cose, quindi noi ci auguriamo che sia un grande inizio per il ritorno alla nostra normalità. Le parole chiave restano comunque prevenzione, distanziamento, mascherina, sono tutti termini con cui abbiamo dovuto fare affidamento in questo lungo periodo e dobbiamo continuare a farlo. Non è di sicuro un lascia passare per fare ognuno quello che vuole, questo sicuramente no. Non è sicuro che chi sia vaccinato non possa essere vettore del virus, questo non è stato dimostrato, quindi vale il principio della precauzione e della prudenza, per cui tutto quello che abbiamo fatto fino adesso continuerà a essere fatto. Io lo spero che con un simbolo come quello di oggi si possa estendere questa cosa e possa far capire alle persone che questa è l'unica occasione che abbiamo per giocare d'anticipo con il virus. Fino adesso l'abbiamo rincorso, questa è un'occasione che non possiamo perdere. Il direttore sanitario di Marche Nord, Edoardo Berselli, ha riferito che sono invece 20 i dipendenti intenzionati a non vaccinarsi e per i quali non sarà possibile prendere provvedimenti. Berselli ha poi elencato i numeri utili per procedere alla vaccinazione di tutta l'azienda ospedaliera. Sono arrivate 4 fiale, per cui ogni fiala contiene 5 vaccinazioni e abbiamo vaccinato 20 dipendenti. Le operazioni si stanno concludendo in questo momento. La prima vaccinata è stata simbolicamente una dottoressa del pronto soccorso, la dottoressa Margherita Lambertini. Abbiamo scelto lei come primo testimonial e poi a seguire gli altri dipendenti e noi della direzione ci siamo vaccinati tutti, non tanto per egoismo ma per dare il buon esempio. Stiamo qua a dire a tutti che funziona, bisogna vaccinarsi, è un dovere etico, soprattutto per me che sono un medico e un igienista, non posso non essere più che fautore della vaccinazione. Programma per le prossime giornate, arriveranno altre dosi, come ci si sta organizzando anche a Marche Nord? Allora, noi siamo pronti dal punto di vista logistico, abbiamo già organizzato le sedi vaccinali, chi vaccinerà, i tempi e i modi. Tutto dipende dall'arrivo del vaccino, questo lo stanno decidendo a livello sia nazionale che regionale. C'è una cabina di regia dalla quale faccio parte, ci sentiamo tutti i giorni, abbiamo passato il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano praticamente a lavorare, a messaggiarci. Non appena abbiamo delle informazioni e delle notizie precise, partiamo. E su questo non ci possono essere errori, perché ogni singola fiala per noi è importantissima. Vuol dire vaccinare e mettere una barriera contro la diffusione del virus. Quante dosi servono per vaccinare, diciamo, tutti gli operatori dell'ospedale Marche Nord e più o meno una tempistica per arrivare a questo risultato? Allora, noi non solo vaccineremo i dipendenti, ma anche il personale delle ditte esterne che entrano e ci fanno servizi, perché è giusto che anche loro siano protetti e proteggano a loro volta. Quindi abbiamo previsto, se c'è un'adesione al 100%, di 2.400 dipendenti, che vuol dire che nel giro di 21 giorni, dovendo ripetere la seconda dose, sono 4.800 vaccinazioni da effettuare.